Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe con un breve video ragazzi per annunciarvi che tra pochi giorni, il 15 dicembre, arriverà finalmente New War. Questo pomeriggio c'è stato il Deathstream 158 in cui sono state mostrate tutta una serie di cose molto molto interessanti che ci aspettano nell'immediato futuro di Warframe. Io purtroppo ero in ufficio, quindi non sono riuscito a vedere in diretta il Deathstream, sono riuscito giusto a sbirciare ogni tanto e ho visto che ci attendono, Caliban, il nuovo Warframe Sentient, sembra essere molto molto interessante, molto molto bello da vedere e da giocare, non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Il prossimo Warframe Prime sarà Harrow Prime, e per questo motivo in questo video, come vedete, ho scelto di equipaggiare il mio Harrow per annunciarvi questa cosa. E poi sono riuscito a buttare un occhio al fantastico trailer che annuncia appunto l'arrivo della New War. Non essendo ancora riuscito a fare una visione intera del Deathstream, non posso scendere troppo nei dettagli. Immagino che Gastel o Etherion faranno un video riassunto come al solito su questo Deathstream. Io, come sapete, non sono solito farlo e non voglio pestare troppo i piedi ai miei colleghi. E quindi ragazzi, vi lascio la visione del trailer, veramente stupendo, di una qualità molto molto elevata, e poi ci salutiamo con un paio di considerazioni finali su questo Deathstream. Beh, che dire ragazzi, questo trailer è veramente stupendo, la qualità visiva che hanno raggiunto, la fluidità delle immagini, anche e soprattutto nelle scene di combattimento con i Warframe, è veramente straordinaria. Fosse così davvero il gioco, sarebbe da mozzare il fiato a ogni secondo di gioco. Però lo sappiamo, al momento ancora non è possibile avere questa grafica, ma chissà che con i prossimi anni, visto che ormai sono uscite le console di nuova generazione, chissà che non raggiungeremo davvero questa qualità. Per il resto, ragazzi, il trailer mostra quanto siano terrificanti i nostri Tenno.
soprattutto nella scena quando polverizza i Grineer, mi ha ricordato tantissimo il Dottor Manhattan in Vietnam nelle scene del film sui Watchmen. Ma detto questo, ragazzi, non vedo davvero l'ora di mettere le mani sul prossimo aggiornamento, che ormai arriverà tra 2 settimane praticamente. Il 15 dicembre, su tutte le piattaforme, se ho capito bene, arriverà la New War. Quindi, ragazzi, dateci dentro se ancora dovete completare le quest preliminari necessarie, perché tra 15 giorni sarà l'ora di scendere in guerra. Da quello che sono riuscito a sbirciare dal devstream, durerà parecchie ore questa quest, quindi mettete in conto che nel momento in cui inizierete la quest non potrete giocare ad altri contenuti di Warframe prima di averla completata, il che è veramente stupendo per quel che mi riguarda. Non sono riuscito a carpire altro da questo devstream, ma del resto non l'ho ancora visto interamente, quindi vado subito a rimediare, ragazzi. Non prima però di segnalarvi che ho la possibilità di regalare altri 4 pacchetti da 75 platini, quindi se volete partecipare al sorteggio che farò nei prossimi giorni, lasciate qua sotto il solito commento con nickname e piattaforma su cui giocate. E io nei prossimi giorni, probabilmente nel weekend, farò come al solito il sorteggio per regalarvi questi 4 pacchetti. Detto questo, quindi, per questo breve video è tutto, ragazzi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!